perché ci sono dei dati positivi e dei dati negativi. La signora sta facendo così, la signora Stracci, perché ci sono anche dei risvolti nella tragedia di Alberto Stracci, perché ovviamente io ho letto alcune cose e pare che dopo la sua scomparsa ci sono state delle persone che hanno messo delle pagine su Facebook. Ci sono anche dei migliacchi a volte ci sono i famosi nickname che praticamente si mettono con un altro nome, ma in realtà sono altre persone. Ci sono anche persone che si fingono donne e ci sono uomini, o viceversa. Ma nel nostro caso invece c'è questa pagina culturale è molto importante, il cammino con Roberto Stracci, c'è una pagina musicale delle scale, in cui metterò tutti i video, delle serate. Usare le cose così come internet in modo intelligente e starci anche un po' con i piedi di piombo, stare attenti anche a chi scrive, chi non scrive, che cosa si scrive, che cosa non si scrive, quindi è così. Io questa frase di Roberto Stracci questa sera la pubblicherò e la terrò fissa nella pagina di Musicarte e la farò leggere a tutti gli allievi, a tutte le persone che sono iscritte, sono centinaia e centinaia e centinaia. Non perché, non è solo perché l'ha scritto Roberto Stracci, è perché l'ha scritto una persona di una grande sensibilità e saggezza, appunto. Una persona con una grande personalità magica. Io lo definisco. Io magari da insegnante mi viene da dire queste parole, sembra una frase scritta da una persona almeno 50 anni, quindi veramente un ragazzo talentuoso che ci sta insegnando tante cose questa sera. La sua più grande assenza è la sua presenza. E sapete Treni?
volte la risalto. Che cosa il Signore ha fatto di più? Mi ha reso forte di essere un giorno
Hi.
Saluiamo tutti la famiglia di Roberto e gli amici. Un grazie a papà Mario Straccio per il tuo eroe ad esempio. Thank you.
Ci entriamo? Senza me ci indieni. Guarda che in Abruzzo abbiamo una senatrice che è ancora molto più bassa. Ci entriamo tutti? Sì.